Cioè, voi direte, è stato il caso, no? Il caso non può essere, perché il caso è immiserire la vita, è inaridirla. Il caso è stupido, Invece questo è il destino, eh? È il destino. E che è la sola risposta possibile quando cominci a farti certe domande. Allora, e lì vado, perché lei e non Federico? Allora, fate così, perché lei sì, noi no? Perché? Questo è il perché è il destino, è l'unica risposta possibile. Porca, non mi ricordo qua, come... Ah, questa, dico questa, il destino è una grande domanda, il caso invece è una piccola risposta. Questa è bella, eh? E lì piango, alzo gli occhi al cielo e piango. Cosa ne pensi? Così faccio, il destino è una grande domanda, il caso invece è una piccola risposta. E lì guardo il cielo e piango, eh? Va bene così? Lasciamoci andare a tutto questo dolore. Quanto ci mettiamo? Senta di te, 5 minuti. Oh, guarda che sono venuta per te io. Sì, ascolta, hai fatto tutto. Sì. Perché non hai fatto? Perché è una scorciatoia questo, dai. Ma come scorciatoia? Sì, quanto ci mettiamo? Ma niente, non ci mettiamo niente. Quanto niente? Dimmi. Niente. Dimmi quanto? No, mezz'ora. Quindi ma come mezz'ora? Guarda che tra poco. Ma no, ma non ti preoccupare, andiamo. Hai preso le foto? No. No, come ne prendo? Le ho prese, andiamo. Le prese? Dai, certo. Sembra stanno i capelli. Ma tranquillo. Attenzione. Il caso, il destino, il caso. Dai, per favore, un po' più veloci. No, no, perché vi siete fermati? Devo pisciare. No, dopo la fai dopo, sì. Dai. No. Dai, andiamo. Mancano 10 minuti, no, possiamo. Mancano 10 minuti, 20 minuti fa, per favore, dai, andiamo, su, togli questi. Dai, andiamo. Ma poi guarda dove cazzo siamo! Lo so che siamo qua, perché a lei piaceva tanto andare. Ma fanculo! No, le piaceva tanto andare in campagna con i miei studenti. È proprio bello, 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 bello. I ragazzi hanno anche monto le mucche. E Carletto, il biondino, ha fatto una ricottina bellissima e me l'ha regalata. Potremmo andare una volta tutti insieme. Cosa fate settimana prossima? Risposta è il destino, perché il suo sacrificio è stato necessario. È stato necessario. Basta. E poi perché. No, aspetta. Il destino. È una grande domanda. Aspetta, è di qua. È di qua. Sei sicuro? 100%. Sicuro? Sicurissimo. Di qua, di là, ma basta, di qua. Favore. Senti, cos'è? Fatti fare male le ruote per caso, dai. Allora. Bella qui. Dai. Allora. Destino è una grande domanda. Il caso invece è una piccola risposta. Secondo te io questa cosa qui la dovrei dire prima o dopo? Oh! Ah, cavolo! Portala tu, dai, non posso portare tutto io, devo memorizzare qua il discorso! Bella chiesa, Mi sa che il funerale è finito. Siamo in ritardo. Pensa da solo quanto ci metti. Ferma qui. Perché prendi? Le foto. Cazzo, le foto. Ma come le foto? Sì. Ma su un floppy? Su un floppy? Un floppy! Ma sinceramente la gente si emoziona di più se io dico che è il caso. Hai fatto il cazzo con questo discorso! Non c'è più nessun discorso da fare! Il funerale è bello che è andato! E guarda dove cazzo siamo finiti per una stronza del genere! Ma cosa stai dicendo? È morta Simona! Il fatto che sia morta non la rende meno stronza! Possiamo anche andare a cavallo! Che quei ragazzi non abbiamo potuto per colpa di Franceschina, che ha rotto le scatole tutto il tempo e ci ha rallentati. Niente, praticamente c'è questa ragazzina che è un po' speciale e sta sulla sedia a rotelle e ha urlato e pianto tutto il tempo perché voleva salire anche lei a cavallo. Cioè, da lì là, senza offesa, nel senso che tu a parte le gambe sei normale, lei invece è anche un po' ritardata. Mi sembra inappropriato per un insegnante rivolgersi così a una sua alunna. E tu che ne sai che sei un fallito?
Pulisciti la bocca. Cara Simona, alla fine non siamo venuti al tuo funerale. Avevo scritto un discorso molto bello, volevo far piangere tutti. Un discorso sull'insondabilità del destino. Te ne avevo anche parlato, non so se ti ricordi. E tu mi avevi detto che due coglioni sti discorsi. Io ci ero rimasto molto male, tu avevi aggiunto, sei anche un po' bruttino e poco interessante. Mi ero messo a piangere. Quindi alla fine oggi ho capito che il destino rimane una grande domanda, ma tu per me rimane per sempre una grande stronza.